Negli anni 30, quando le nere nubi della guerra si erano di nuovo radunate sui cieli d'Europa, l'Unione Sovietica di Giuseppe Stalin cercava di dimostrare la sua eccellenza tecnica in tutto il mondo, in particolare nell'aria, dove i sovietici stabilirono diversi record di affidabilità per gli aerei. Per dimostrare quanto lontano fosse arrivato il Regno Unito culturalmente, alcuni di questi sforzi record-breaking includevano una donna pilota e una squadra di aviatori, e nessuna era più famosa di Marina Raskova. Ufficialmente conosciuta come Amelia Earhart dell'Unione Sovietica, Raskova fu la prima donna qualificata come navigatore nella Forza Aerea Militare Sovietica nel 1933 e fece parte degli sforzi record-breaking per le aviatrici, che videro la sua squadra volare più di 6.400 km in un superbo bombardiere DB2. Questo le ha garantito una certa notorietà nell'Unione Sovietica e, soprattutto, influenza su Stalin. Perché, quando la guerra finalmente esplose tra l'Unione Sovietica e la Germania, Raskova si presentò a Stalin con un piano per far sì che le donne si unissero agli uomini in battaglia contro i fascisti. Questo piano si è rivelato uno dei più famosi squadroni volanti della Seconda Guerra Mondiale, Donne della Notte. Benvenuti nella guerra del mondo! La guerra dell'Unione Sovietica contro la Germania, nota come Operazione Barbarossa, non può essere rappresentata oggi, nemmeno con tutti i fatti e le cifre. Questa è stata una delle più grandi campagne militari singole nella storia. Questo ha incluso più di 3.800.000 tedeschi e soldati di leva, che hanno marciato in 3 grandi eserciti a est, sostenuti da quasi 4.000 carri armati e 5.000 aerei. È ancora più incredibile che questa forza sia riuscita a superare i confini senza alcuna responsabilità sovietica da parte loro, poiché Stalin rimase convinto che la Germania non avrebbe mai potuto attaccare l'Unione Sovietica. Questa fede fu distrutta il 22 giugno 1941. Questa incredibile forza ha iniziato a marciare a est, che sembrava quasi ininterrotto poiché i soldati sovietici erano bloccati senza preparazione e male equipaggiati per combattere i carri armati nazisti corazzati. L'esercito sovietico, che aveva sopravvissuto alla distruzione e alla frustrazione a causa della perdita di ufficiali esperti durante le persecuzioni di Stalin e la repressione dei suoi avversari politici, si è dimostrato debole nell'offrire alcuna resistenza reale alla Luftwaffe tedesca e ai suoi esperti piloti che volavano su alcuni dei migliori aerei sulla Terra. La maggior parte dell'esercito sovietico è stata distrutta a terra, a volte a causa della loro sorpresa completa e a volte a causa della paura dei leader sovietici di fare qualcosa senza gli ordini dei loro superiori, che non avrebbero fatto nulla senza l'invito di Stalin. Questo è stato un omicidio. In soli 7 giorni di guerra, 4.000 aerei sovietici sono stati distrutti. Ma la risposta di Stalin è stata semplicemente di gettare più della sua gente contro i tedeschi. I numeri sembravano più importanti per lui che un allenamento adeguato o l'equipaggiamento, e per raggiungere questi numeri ha invocato il patriottismo dei popoli sovietici a combattere gli aggressori fascisti. In questo modo, nell'Unione Sovietica, la Seconda Guerra Mondiale è diventata nota come Grande Guerra Patriottica, e da tutte le città gli uomini si sono sfidati per firmare per andare al fronte, sia per la loro fede nei loro doveri, sia per la paura delle conseguenze per loro e le loro famiglie se non lo avessero fatto. Ma gli uomini non erano soli, perché c'erano molte donne che hanno iniziato a chiedere di poter servire la loro patria in ruoli di combattimento. Poco dopo fu condotta una grande campagna per il reclutamento, in cui le donne chiedevano di unirsi agli uomini nella lotta contro i nazisti, ma la maggior parte di loro non fu accettata. C'era però una donna pronta a combattere, ma non era così facile da allontanare perché conosceva Stalin. Questa è naturalmente Marina Raskova.
Dimostrando forse più saggezza di molti uomini nel suo circolo interno, Raskova ha scritto nuovamente lettere a Stalin, creando un caso per cui le donne dovrebbero essere autorizzate a combattere. Tenendo conto che questa non è solo una guerra tra nazioni, ma anche tra fascismo e socialismo, forse la battaglia più importante, secondo entrambe le ideologie, sosteneva che sarebbe stato stupido non includere circa il 50% della popolazione nella lotta. Ha proposto di creare 3 unità di volo, 2 delle quali sarebbero miste di genere, e una sarebbe un'unità tutta al femminile, che riguarderebbe sia le unità di volo che quelle a terra. Noto come Reggimento 588 Bombardamento Notturno, era pensato per missioni d'aggressione notturna, mirando ad impedire il riposo a tedeschi e alleati durante l'oscurità, quando la maggior parte delle operazioni cessava. Inoltre ha permesso di distruggere obiettivi nemici. Questo ha anche portato alla riparazione e al rifornimento delle squadre tedesche, poiché si sono concentrate sui tentativi di sparare ai velivoli sovietici, aumentando la loro capacità di funzionare. Inoltre, l'impatto psicologico di queste missioni aumentava l'efficienza dei corpi nemici, poiché la disciplina e la morale si erano disintegrate a causa della mancanza di riposo e della paura quando la prossima offensiva sarebbe arrivata. L'8 ottobre 1941 Stalin ha consentito alla creazione di reggimenti femminili di aviazione. Ora il 488 reggimento aveva bisogno di trovare un aereo per le loro esigenze. E questo è stato fatto sotto forma di una piccola e inaspettata conoscenza come l'aereo da addestramento, Polikarpov U-2. Un piccolo aereo sovietico, meglio conosciuto per il suo ultimo uso come PO-2, è stato principalmente progettato per scopi agroculturali, come l'anestesia. Ma era necessario un aereo per combattere i tedeschi. Molti erano vietati e armati pesantemente per combattere. Con una velocità massima di soli 94 Kalatayaga, un peso di circa 351 kg e spesso solo una pistola per difesa, l'idea di prendere questo aereo per combattere i temibili piloti della Luftwaffe doveva essere una scelta terribile per i piloti sfortunati che l'hanno scelto per volare in quei bui e primi giorni. Inoltre, quando l'aereo 588 fu creato all'inizio del 1942, molti dei risultati del piccolo biplano polivalente si dimostrarono vantaggiosi nella missione di equipaggiamento notturno. La velocità lenta ha reso la navigazione notturna più sicura, dando al pilota e al navigatore tempo per evitare problemi. Il motore silenzioso faceva sì che i tedeschi spesso non li sentissero arrivare fino allo sparare. Per quanto riguarda il suo piccolo Polikarpov, l'obiettivo principale del 588 era quello di distruggere la capacità del nemico di riposare e prepararsi per le prossime battaglie, e con la loro crescente capacità e l'accuratezza insufficiente, queste piccole bombe erano abbastanza per tenere i tedeschi sull'orlo, guardando il cielo di notte per il suono di un potente motore a bassa potenza o il profilo nero di un biplano. La loro abilità era tale che quando il 588 divenne più esperto, aggiunsero anche una precisa bomba notturna al loro curriculum, mirando a strade, tetti e posizioni tedesche di artiglieria, usando i fari per individuarli. Erano veri e propri piloti dell'era dell'accoppiamento e del carico, tornati all'abilità e alla saggezza, invece che alle tecnologie. Per quanto riguarda la paura di essere intercettati, i piani volavano molto più lentamente della velocità di esplosione dei bombardieri notturni tedeschi radioattivi, e a tali basse altitudini i loro segnali radar spesso si confondevano con le montagne e gli alberi circostanti. Quindi erano bersagli estremamente difficili da trovare e raggiungere, soprattutto quando ancora volavano nel tardo pomeriggio o nella prima mattinata, e la luce del sole li illuminava. Almeno la più grande minaccia è venuta dai cannoni antiaerei guidati da radar tedeschi. Quando scoperti, i piloti cercavano di fuggire, poiché il cerchio si trovava sotto il fuoco delle pistole, e se non c'era abbastanza protezione attrezzata, il pilota del POTU era anche sfidato a sparare quando sparava. Se l'aereo fosse stato distrutto, sarebbe stato dipendente dal pilota per portarlo a terra il più velocemente e in modo sicuro possibile, poiché le donne del 5 agosto 1988 non hanno preso di mira i piloti. In realtà, i diavoli attuali volavano così in basso che erano inutili, anche se i piloti sfortunati potevano sganciarli dopo aver saltato dai loro aerei. Con la missione stabilita e i piloti assegnati,
Il quinto ottavo ottavo ora ha bisogno di brave persone per ottenere i loro risultati.